Andiamo. Insomma, il cordiere è arrivato. Che sono messi i coltelli di quale? Di Orifero. Per ordinati un guai. Ah sì? Quindi sono bello a posto. Ah. Nonna! Nonna! Aspetta ora perché riprendi, perché ora ci sarà la litigata tra me e la Susanna, perché di solito alla prima striscia di tortelli all'altra ci si le dà, perché lei non le fa mai un carbone a me. Tanto vediamo se la pasta le ha al posto. La pasta deve essere fine, all'ultimo buco. Si deve dire San Luca? No, San Luca Bologna, qui da noi si deve vedere Morello. Ma si deve vedere Morello. Ma si deve vedere Morello, come facciamo noi Turtlen? Allora, aspetta. Me lo inumidisci un attimino, questo è cioè solito. Allora, aspetta un attimo prima di cominciare. Vabbè. Avanti. Piccino, vedi, più piccino? No. È più piccino, è la metà. No. No, non ci siamo, ben capito. No, va bene. Dai, va bene, uggioso. No, quell'altro. Oi, oi. Ma c'è un calibro, è nella categoria 3A. Non c'è un attrezzino. È così, non c'è un attrezzino. Ma è possibile che debba sempre ragionare in termini di attrezzini? Le mani ci vuole e gli occhi. Gli attrezzini. Se te lo vuoi preciso. Grazie, con l'attrezzino. Sono bellini, dai. No, ho preciso in quantità, per mettermi. Era per far battuta, è che se non mi fa le cose fatte male. Allora. Aspetta. No. Hanno tirato un po' per levare l'aria, capito? Se no l'aria con il calore gonfia gli sfonda. È tutto molto semplice. Altissi, un po' affassi e un capellino più difficile. Quante sono? 10, 2, 4, 6. Vabbè, una regia professionale come questa. Bravo. Ci devi essere professionale, se no ci accusano di averti fatti comprare, dai di comprare all'Ipercop. Oh, ci sono all'Ipercop. C'è Bassolini, ha voglia. Ma che suggerisci? Io non la sapevo, la battuta di un ottimo babbo fece, no? La mia mamma l'ha capito, sa, mia mamma di una di quelle quando la vanno nei negozi gli appioppano sempre qualche cosa, no? La vide sto passo di tortelli, schiera di comprò, la di comprò e gli fecero. Io torno di fuori e dirò, avevano fatto questi tortelli, si assaggiarono, non erano capocaiva, non era mia roba cattiva, le lamboni, però insomma si sentiva la roba industriale fatta così. Che mio babbo si lasciò scappare un. Tanto sono buoni anche questi. Sono stato 3 anni senza pagine. 3 anni senza pagine. Ero pronto là, vado a se svolgere un figliolo grulla per la maniera. E facevo pentire perché sennò la Fernanda, di buono, no, dicevi che l'aveva comprato.
Questa farina non è veramente male, guarda, è veramente una farinina. Vediamo la bella pasta. Vedi come si allunga. Vedi? Bella fine trasparente. Prego, signore. È troppo grosso. Allora. E non mi vengano uguali, fallo. Ah, però va bene. Questa volta sei consapevole di stare facendo il doppio dell'altra volta. Cioè? Cioè, un tortello a questa maniera si piglia tutto il piatto quando gli è cotto. Ti va, a me mi va bene, io non ho problemi. Capito? Ti ha detto che era piccino e l'avevo fatto, lo fa più grosso. No, ma tu non hai capito. Io dicevo che era piccino in confronto a quell'altro. Io poi ragazzi, ma capì, alla prima. Poi gli amatosi. Mi cago questa. Anche lui. Anche a me. Se ti diedo la mano qui ti do una coltellata sopra. Non gli sopporto quelli che vengono a mangiare la roba mentre siamo a farla. Hai detto se a lui gli piace la pasta. Anche a te, anche a lei, Anche a lei. Quando sono a fare tale taglio ti voglio una pasta di lì e me ne mangio una. Comincia. Disquisizione sulla dimensione del tortello. Tortello è semplice, il tortello deve essere della dimensione che io ne entra in bocca uno intero. Ho tutta questa qui ce l'ho anche d'un morso. Tu fa di preciso, non è possibile. No, ma a me mi fanno, a me grossi così mi garbano, non capisco. È che no, siccome ti conosco, le volte tu gli fa sempre ti garba più la roba, ti piace più piccina. Lanna, è il caso di cominciare un po' più di là? Sì, pure appena. E questi sono tortelli grossi. Per esigenze di regia, se non si vedono. No, no, io. Questi una volta cotti il piatto, con tre te lo riempi il piatto. Oddio. Si mangia anche quelli, non è che ci si fa una tragedia. Sono particolarmente soddisfatto oggi, guarda, sta andando tutto stranamente bene, ora succede anche cosa, oh. Sicuro. Ci casca la pentola. La fini? Che la fini? È strano perché di solito gufo, non è che gufo. Copriti perché con la carta. Fammi mettere. Poi dopo quando sarà sistemato. Il sugo l'ha fatto la Susanna e devo dire che il profumo è veramente spettacolare. Taglio un duro perché sennò col cazzo che ci vorrebbe bracci isometrici. No, questo mi si è strappato. Si è strappato. Messo qua. Perché quando era alzosi, se vedo luce, gli segno che c'è buchini.
riesci, forza, forza, via, mamma, forza, che dai. Dai. A posto? Dopo tanto soffrire. E ora va mamma? Va bene? Ma vero che sì. No, ecco, basta, basta. Non sei in diretta, ti metto su YouTube, eh? No, per carità. Che tre ore tu passi a dire il babbo e quante l'ha fatta e come l'ha fatta. Basta, basta. No, mi faccio girare le scarpe. Tu stai stanno io. Vai, basta, vai. Aspetta, vediamo se qui se ne metto un altro. Ha detto Pippa? Non ce la farò a mettere un altro. No, lascia fare. Degli innocenti. Lascia fare. E che diamo di ricca la cosa ora? Le corse? Hai rumore, sembrerebbe forse di macchina. Messo in faccia che schifo, mi fa aggattare vedere correre la macchina. Ma che vuoi, sai? Di Carmano che ha vedere con due gambe, vediamoci ora. Che risente? Un parta di unghie di te. L'apro perché altro hai cavato il tele dopo la fine con te. Che non faccio io la. Sta ferma, non mi sta fermi, mi piace. Si tirano un po', si leva l'aria, si chiude. Si taglia, no? Guardate. Che si fa? Si stoppa un pochino, tanto è la solita operazione. Ah, vabbè, no. Così. Certamente, si risparmia sulla pila. E dopo c'è da far vedere quando si condisca, quando si butta nel si condisca, ma... Allora fa consigli per gli acquisti? Consigli per gli acquisti.